Da queste parti e non solo ha vinto molto, più volte il Vaglio Solane, il Due Laghi, il Rubinetto, il Vallino, eccetera, eccetera. Ma ora lo aspetta un'avventura da ricordare. Davide Cafoni, navigato da Max Aminazzi, che si avvarranno anche di Mauro Grossi e Luca Bottarelli nel ruolo di ricognitori, dal 22 al 27 gennaio parteciperanno con una Skoda Fabia R5 della scuderia New Turbo Mark alla prima prova del FIA World Rally Championship, il campionato mondiale rally. Trattasi della 87esima edizione del Rally di Monte Carlo, storicamente la gara di apertura del mondiale, certamente il più noto tra i rally iridati. 3 giorni di gara e dopo la partenza monegasca da Place de Michel, ben 16 lunghe prove speciali, mai sotto i 10 km, sempre su percorsi tosti, con tracciati di montagna, con rischio neve. 2 speciali, giovedì 24, 3 da ripetere 2 volte per un totale di 6 il giorno dopo, 2 tratti cronometrati da ripetere 2 volte il sabato e il gran finale della domenica 27 gennaio, con 2 volte la speciale del Col de Braus e soprattutto la PS di Peyrakava, che nei suoi 18 e 41 km comprende il luogo che da solo vuol dire Rally di Monte Carlo, che ha scritto pagine indelebili della storia del motorsport. Il mitico, leggendario, epico, onirico Col de Turini, che quando si correva in notturna dava vita a quella che era conosciuta come la Nuit de Turini, notte del Turini, o la Nuit de Long Couteau, notte dei lunghi coltelli, a causa delle potenti luci emesse dalle vetture in passaggio nella notte. Perché lì si sono decise edizioni ed edizioni del Monte Carlo. L'Albo d'Oro fa paura, Cafoni correrà sulle strade dominate negli anni da Munari, Roll, Ragnotti, Vatanen, Toivonen, Biasion, Oriol, Sainz, Mäkinen, Loeb, Gronholm, tutti immensi della storia del rally mondiale. Velleità di successo? No, impossibile. Contro chi lotta per il mondiale, come i vari Auger, Neuville, Tanak, Latvala, che devono essere paragonati agli Hamilton, Vettel e Verstappen della Formula 1 con le loro vetture WRC, Citroën, Hyundai, Toyota e Ford. Ma di certo, nella propria classe siamo certi che Cafoni potrà fare bella figura anche sulle strade del mito. E allora, bonne chance, monsieur Cafoni. Buona fortuna.